Buon avvio di settimana, questo è TRC Economia, imprese e imprenditori, affari e finanza dell'Emilia Romagna da Rimini a Piacenza. Si dice che l'innovazione è il sale della crescita, beh, guardate un po' cosa succede a Reggio Emilia. Il debutto sul mercato di Artiglio Uniformity, che rappresenta l'evoluzione più avanzata di una serie di macchine dedicate ai gommisti che ha fatto storia a livello mondiale, ha portato alla Corghi di Correggio il premio Trofeo d'Oro per l'innovazione nella categoria attrezzatura d'officina, assegnato da 60 giornalisti di 20 paesi differenti in occasione del salone Equip Auto a Parigi. Artiglio Uniformity permette per la prima volta, la prima mondiale, di eseguire, oltre alle normali operazioni di montaggio e smontaggio degli pneumatici, la diagnosi completa della singola ruota e dell'intero treno di ruote e veicolo. Il riconoscimento, che sarà consegnato a Parigi nel contesto della fiera Equip Auto il 13 ottobre, è l'ennesima innovazione di casa Corghi. Corghi attiva a Correggio da oltre 60 anni, ma ha presenze produttive in diversi paesi: Germania, Cina, Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile e Australia. I dipendenti sono 900, il giro d'affari del gruppo Nexion, che comprende anche la Corghi, è di 130 milioni di euro. Dal 1954 un'innovazione dopo l'altra, e quello che vedete è un robottino frutto di un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea che punta a dare concreti aiuti dal punto di vista operativo ai gommisti, insomma eliminare la fatica e concentrarsi sull'automazione. Altri progetti sono stati illustrati nel corso di un convegno al Tecnopolo di Reggio Emilia nel corso della notte dei ricercatori. Sono progetti finanziati in parte anche dalla Regione Emilia Romagna, e nel corso della notte dei ricercatori sono stati prospettati nuovi sviluppi sia in relazione al centro di ricerche CRIT di Vignola che all'IALM Lab. Insomma, l'innovazione è di casa alla Corghi. Dei progetti che si chiamano Sunrise e Tearboot avremo modo anche di riparlare, visto che sono ancora in corso in parte, di innovazioni ce ne saranno altre. TRC Economia termina qui, tutte le news sono online, www.emilianet.it, c'è anche la versione in streaming video di TRC Economia. Ci vediamo domani sera.